Nuovo video, benvenuti nel canale di Queen e King. In quest'oggi siamo su Dragon Ball Legends e sono con Monte DBL, il grande ritorno, più o meno, diciamo dai, il grande ritorno. E oggi abbiamo per voi delle chicche che sono un bijou, potremmo dire, dai, in questo caso. Cosa ne pensi? Abbiamo tantissime cose da farvi vedere, sì, penso che sei giustissimo su quello che hai detto. Abbiamo tante cose da farvi vedere, non è solo video pull oggi, è tanto altro, è tanto tanto altro. No, video anche gameplay, dove faremo vedere come si ottiene, per chi li ha già ottenuti, il settimo ticket, appunto per la sparking garantita, che vi spiegheremo poi giustamente più tardi. Però io mi vorrei soffermare su un ritorno abbastanza infuocato di una certa PG, ovvero questa PG, la C18 Extreme, un PG che è, come posso dire, fortissima, una sparking fasulla che più fasulla non si può, cioè... Mi scusi, un Extreme che dovrebbe essere sparking, sì. Assolutamente, perché è devastante. Spieghi argomenti. Extreme, sì, scusi. Un Extreme che dovrebbe essere sparking perché è una PG assurda. Facciamo vedere i dettagli. Intanto un attimo qui le power level, che sono giustamente poco potenziate perché dovrei averla al livello 200%, quindi non nulla di così eccessivamente invasivo. E qui invece... Ragazzi, e devo dire che, scusate il termine, rompe i culi onestamente, essendo un Extreme. Comunque andiamo ad analizzare leggerissimamente la carta, in quanto ovviamente ha gli strike e i ki blast caratteristici, ovviamente non forti come quelli di un Vegeta, dato che Vegeta ha praticamente i ki blast più forti dell'intero gioco, ma quelli sono dettagli. Sì, è un PG comunque nella norma, nella concezione di Strike e Blast, quindi io ci terrei un occhio. Poi la sua speciale è la Power Blitz, ovvero la stessa speciale che ha la C18 Sparking, quindi... E poi ragazzi, il pezzo forte, ovvero la carta verde. Ecco, la carta verde, signori, è la carta più sgrava che ha questo PG, perché gli permette di riacquisire il 15% della vita ogni praticamente volta che la si ottiene, e questa C18 ne ottiene veramente un fottio di queste carte. L'abbiamo provata e ne ottiene veramente veramente tante. L'abbiamo provata e lo sappiamo, infatti restore on health by 15%, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Mamma mia. Sì, infatti. Poi ragazzi, la sua ability,
Ragazzi, l'ability praticamente quando cliccate l'icona del personaggio, quando diventa luminosa, vi refilla il ki del 40%, anzi di 40 tacche, che sono tante 40 tacche, quindi no, no, non ci sottovalutiamo. Poi la Z ability invece è un po' più scarsa, perché purtroppo i female warrior, a parte lei c'è Pan, che Pan non è che sia sta grande PG da dire, mamma mia, incredibile. Sì. Sì. Eh sì, eh sì. Poi ragazzi, ha come ultima abilità la Crisis, ovvero che gli permette di recuperare il 45% molto più velocemente. Sono nel team, sono sì, sono morti, sono sì, quindi vabbè, però diciamo sconfitti, ecco. Questa C18 io vi consiglio vivamente di potenziarla se riuscite, dato che è anche uscito, direi che è ora di fargli vedere anche l'evento, cosa dici in questo caso? Sì, sì. Sì, Vegeta C19. E poi hanno aggiunto anche quello di Piccolo fuso con Nile. Il primo proprio che capita è The Invincible Android 18. Quindi, signori, questa è una carta. È una carta, diciamo, molto forte. Quindi la si ottiene anche regolarmente, anche abbastanza in modo facile per i nuovi player. Quindi non è da sottovalutare come cosa. E abbiamo il classicissimo, vediamo qui, l'evento della storia, classicissimo, proprio come quella di C17, di C19, di Vegeta, che c'è ancora attualmente in uso. Evento classico che... Sì. Sì. Che è, diciamo, un revamp che ci permette di acquisire, in base alla difficoltà X che noi selezioniamo, 5, 10, 15 o 20 Z-Power, appunto, di questo Piccolo. Che sono, anche lui è un PG abbastanza grosso, direi, perché comunque non è da sottovalutare. Esatto, magari andiamo a vederlo. Andiamo a vedere Piccolo cosa fa? Andiamo a vedere? Esatto. Character list, andiamo su Piccolo fuso con Nile, eccolo qua. Show details. È il mio, è al 1000, però è al 1000 da tanto tempo, l'abbiamo lasciato lì da un po', ma appunto, ripeto, non perché mi ripeto al discorso di prima, non è perché li vogliamo fare marcire i personaggi, perché non ci piacciono più o perché siano vecchi, non sono assolutamente vecchi, ma perché abbiamo solbustato, si può dire, i personaggi, secondo me, primari che ci interessavano di più. Ecco. Sì, io infatti sì, consiglio anche io, infatti. Ragazzi, potenziatevi i personaggi che vi piacciono di più, però ripeto, ovvio, se avete un account nuovo, è chiaro, se beccate C18 Extreme, Piccolo fuso con Nile, e dovete potenziare quelli, sono quelli i primi magari che vi capitano, può succedere, ecco, quindi, chiaro. Però se avete beccato Hit Goku, se è il perfetto Sparking, faccio un esempio, Broly, è un esempio, ovvio, vi potenziate prima quelli che comunque, è chiaro che sono più forti di C18, e Piccolo fuso con Nile, è chiaro, ovviamente. Però non trascurate questi PG, perché veramente tanta roba, secondo me. Ecco, divertirsi, ragazzi, sempre. Quando giocate voi divertitevi, non incazzatevi mai, sempre divertitevi, perché è un gioco che vi diverte, secondo me, a mio parere. Poi boh.
comunque, ragazzi, io mi riterrei di dire anche questa cosa, o i personaggi a cui voi piace usare, perché Legends ha questa possibilità che tu puoi potenziare i personaggi anche che a te piacciono usare di più, detto papale papale. Poi ovvio, uno tende a potenziare i più forti, ma quello è normale, credo sia una roba normalissima. Lo strike è abbastanza carino, secondo me. Non so secondo te, ma secondo me è abbastanza carino. Non fa un danno della miseria, però... è sempre un extreme. C'è da dirlo, lo ripetiamo, lo vedete, c'è scritto extreme. Ok, okay. Però essendo un giallo... non è male, dai. Poi vediamo il blast. Il blast, il blast c'è. C'è molto di più dello strike. C'è. Sì. Poi vabbè, in genere comunque i piccolo fanno un bel blast. Un bel blast di danno lo fanno. Sì, è un tancone della miseria e... insomma, ecco. Vabbè, poi abbiamo lo Special Beam Cannon, che è la mossa iconica di piccolo, possiamo dire, che penso che conosciate tutti. Ecco, mani bassissime, sì. Ragazzi, cost 50. Fa male, diciamo. The Ability, che comunque anche la sua non è male, anzi... Sì. 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 Sì, magari per fare un esempio, affrontate il Trunks Sparking, quello con la spada, che lui, effettuando la sua seconda special, quella da 20, infligge danni da taglio, in questo caso potremmo dire. Quindi il bleed dovrebbe essere, se non mi sbaglio. E questo piccolo ha l'occasione di potervi comunque parare il deretano con sta cosa. Quindi non male, per fare un esempio pratico, giusto così. Sì. 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 Sì, direi di sì. Poi la sua The Ability, sì, molto importante direi, perché dà un recupero del 20% nella battaglia a tutti i personaggi yellow, quindi oh, ragazzi, non male, Cioè, quindi non male come supporto, ecco. E poi, sì, in effetti, sì, che anche qui, sì. Sì, infatti, diciamo che gli è rimasta un po' la cosa del tank, anche se in questo piccolo è un po' meno sentita, ecco, potremmo dire così, in questo caso. Sì, infatti. Ma... mi trovo meglio, sì, perché comunque ti dà più variabilità nel team. E io, appunto, mi vorrei soffermare un attimo su questo team che vi sto facendo vedere io in questo momento. Allora, vedete magari che è un team full extreme e non tutti i personaggi sono al 1500, ve lo dico chiaramente. Perché le orb... c'è un po' crisi di orb, ecco. Per non dire di peggio. E per i nuovi player che non hanno la fortuna, io dico, di approfondire appunto e avere le sparking grosse, questo team potrebbe essere veramente interessante, perché i due, soprattutto i due gemelli, ovvero C17 e C18 Extreme, sono veramente
direi anche loro, ribadiamoci di ciò che abbiamo detto prima, ma secondo noi delle false extreme, ecco, in questo caso. Potrebbero essere un po' di più di un extreme, però vabbè. E invece Zarbon, secondo noi, è molto utile perché ha delle combo, direi veramente veloci comunque, e poi è divertente da usare anche, non so se sei d'accordo in questo caso. Sì. 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 Sì, infatti. Sì. Sì, infatti. Sì. Poi un sottoteam, magari se uno vuole, potrebbe pensare al Goku Extreme, quello che vi danno inizio gioco. Perché non sottovalutatelo, perché è veramente forte quel PG. Sì. Però io non l'ho potenziato. Sì. Molto, molto, molto forte. Poi, signori, c'è... Beh, direi che... Eh beh, bello. Bello importante, bello importante. Ecco, poi c'è questo Vegeta Extreme rosso, uno dei Vegeta secondo me più forti Extreme, insieme a quello giallo dello Story Event, che è veramente un PG tutto tondo, fa dei buoni danni, poi ovviamente i suoi Ki Blast non hanno senso di esistere, ecco, diciamo la verità, ecco. E poi... Sì, veramente, veramente grosso e importante in questo caso. Sì, e ha la possibilità anche di fare un critico, quindi ragazzi non sottovalutate questa cosa. Eppure la sua abilità, ovvero la carta verde, diciamo, ha la possibilità di aumentare il danno critico. Quindi signori, tanta roba per essere un extreme. Comunque, ricordiamolo, è un extreme. Molti altri. C'è. Sì. Sì, se l'è portato, sì, ha fatto bene, perché comunque è un PG che per chi inizia magari, o anche per chi ha un account già navigato da un po', è bello grosso, signori. Sì, infatti, infatti. E poi... No, io ce l'ho molto più basso, dovrei averlo sul boostato il minimo, mi sa. Sì, infatti. Però... Sì, infatti. Infatti. E poi come ultima posizione... Ok. Ok, vediamo... Tarless Extreme, io ce l'ho a 600, non so il mio collega. Eh sì. Sì, Tarless Extreme, sì. Sì, io ce l'ho invece al 1500 perché ho approfittato dell'evento che c'era praticamente il mese scorso. Però dico subito una cosa. Tarless Extreme, se lo avete, lo potete giocare tranquillamente perché secondo me fa più che una buona figura in questo team. Però il top del top sarebbe metterci Bardock Extreme, perché Bardock Extreme è tanta roba, ecco, tanta tanta roba. Allora,
sì, beh, Tarles, diciamo che è buono come PG, lo potete mettere, molto buono sicuramente. Peccato che non abbia anche lui come la Sparking, quando mangia il frutto lì dell'albero della vita, non refilli, fa niente, però comunque è un buon PG, cavolo, eh. Guardiamo le Arts subito. Cioè... Arts sono abbastanza importanti. Il Ki Blast non è molto, diciamo, forte dal punto di vista fisico, potremmo dire in questo caso, quei Ki Blast. Però fa dei discreti danni anche lui, dei discreti danni. Sì, infatti. Non è chissà cosa. Sì. Costa 50 e ha la possibilità di potenziare per tot tempo i danni inflitti al praticamente agli strike attack, ovvero questi qua rossi. Quindi sì. Sì, infatti. E poi c'è la sua, diciamo, carta verde che è, come dice già dal nome, è randomica, perché comunque può dare uno fra questi effetti, ovvero può ricurare la vita del 20%. A me onestamente non è mai successo, lo dico francamente, che magari sono io che ho sfiga nell'eseguirla. Può aumentare... Sì. Può aumentare del 20% i danni dei blast o, altra condizione, aumentare sempre del 20% i danni degli strike. Quindi è un po' randomica, però sì, è un po' randomica, però è carino come PG, è carino. Ovviamente Bardock Extreme è superiore. Sì. Mamma mia, non male, come PG non è veramente, veramente male. Sì. Poi la sua ability, la Universe Destroyer, mamma mia, aumenta del 45% i danni inflitti dagli strike attack. Quindi attivate l'abilità, attivate il kill drive e con gli strike inizierà a fare papale papale culi, perché siamo onesti. Siamo onesti. Sì. Sì. Mica male. Può aiutare tanto, 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 tanto. Poi là invece la sua zia ability è un'ability normalissima per i verdi in quanto potenzia del 20% appunto attacco, anzi strike in questo caso, e Ki Blast durante la battaglia. Quindi è un supporto anche abbastanza carino, potremmo dire in questo caso. Sì. Poi Unique Ability è anti-Super Warrior. Affrontate i Piccolo, i Goku, i Gohan, i Tenshin, tutti i Super Warrior. Sì, Krillin, Yamcha, insomma, avete capito, Tenshin. Sì, i danni del blast sono aumentati del 15%. Sì. Perfetto, perfetto, perfetto. Eh sì, ragazzi. Sì, Bardock, mettendolo nel secondo team, è tanta roba, un team extreme, tanta roba, eh. Sì. Certo. Devo fare veramente bene. Allora, io concludo. È vero, ci sarebbe il Vegeta giallo extreme da far vedere, credo. E altri extreme, però, ragazzi, verrebbe un video di 60 ore, ok? Quindi...
Vi faccio vedere l'ultimo che ho io, non so se anche il mio collega, non lo so, magari l'ha pullato, io non lo so. Freezer sulla carrozzina Extreme giallo. Lui ha appunto ha Freezer Sparking sulla carrozzina praticamente, che è nettamente più forte, ragazzi. No, non vi stiamo qua a dire che lo sapete, le Sparking sono più forti dell'Extreme, è chiaro. Però magari puoi trovare dell'Extreme, in questo caso C18, guarda, che può arrivare alla pari o addirittura superare. Può succedere questo, può succedere, è ovvio. Assolutamente, ce l'ho al 1139 con due pannelli al 100%, vabbè, lo status è buono, è buono, è buono. Andiamo a vedere le art, sì, è buono, comunque, vabbè, Freezer sono buoni. Di Strike costa 20, è buono, vediamo cosa fa. Praticamente con lo Strike Attack e con il Key Blast fa dei danni abbastanza buoni, abbastanza devastanti, si può dire, sì. Da tenere sott'occhio, un altro Extreme, ragazzi. Voi direte, cazzo, questo è il video, scusate la parola, dell'Extreme. No, non è il video dell'Extreme, però è per farvi capire che non è che siete obbligati a farmi un team sparking. Potete farlo anche in stream e spaccate i culi. Ragazzi, è normale, cioè. Certo. Ma parliamoci chiaro, noi stiamo facendo anche, spiegando, consigliando, ma siete obbligati ad accettare queste opinioni. Però magari se uno trova, brutto da dire, un account bruttino, non per colpa sua, perché comunque vanno a fortuna questi giochi, questo come Dokkan, ok, non è per comparare, per compararli, sono due mondi diversi, però per far capire che va a fortuna. Esatto. Esatto, meglio di no. Ecco. E per fargli capire che magari se uno appunto ha sfortuna nel team, scusate se mi dilungo su queste parole, può farsi un team Extreme. Cavolo, non ha trovato Cell Sparking, e allora dice, non ho trovato delle Sparking buone, ok, mi faccio un team Extreme che mi hanno consigliato. E Extreme, da come le chiamiamo e come le chiamano anche alcuni, false Extreme alla fine, cioè poco da dire. Non è da sottovalutare. Sì. Bene, bene. Quindi un altro personaggio, io direi, Extreme da tenere sott'occhio. Perché? È che purtroppo sì, farete, ripetiamolo, farete più fatica, però ragazzi, guardate, ci sono delle Extreme che sono veramente grosse. Sì, consigliando, sì. Sì, beh, infatti. Sì. Sì, infatti. Sì, come tutti i giochi gacha, ecco. Sì. Sì, no, perché dopo poi parte il delirio sotto i commenti, meglio di no, grazie. Grazie. Sì. Sì, come ho fatto io praticamente prima di trovare Cell Sparking, Cell Perfetto Sparking, dato che l'ho trovato, si può dire, quasi a fine batch, si può dire, anche se la vera e propria fine batch manca ancora qualche ora, però ho dovuto arrangiarmi. Sì, mi sa di sì, però nel frattempo io mi sono messo a giocare con questo team che non è del tutto potenziato, però signori, fa il suo sporco lavoro, fa il suo sporco lavoro. Poi ovvio, ognuno giochi i personaggi che gli pare, pienamente d'accordo.
su questo punto di vista. Sì. Sì, quello blu. Sì, quello. Sono personaggi comunque forti. E per, ribadiamo, chi non ha avuto la fortuna di beccare Sparking, sono comunque un'alternativa che ti permette di dire: vabbè, disinstallo il gioco o rifaccio l'account. Ah, ok. Sì. Sì. Sì, ma anche gli eventi, perché ci sono alcuni eventi comunque, è che ragazzi sono belli tosti, eh. Inutile che ci giriamo intorno. Sono cavoli amari, come direbbe qualcuno di mia conoscenza. Sì. Sì, infatti, non male. Non male, in effetti. Intanto faccio vedere il mio bel Freezer Sparking. Per comparare. Mamma mia. Sì, stanna, diciamo che stanna l'avversario se avete la special, ma questo equivale anche a Freezer prima forma, blu e Freezer forma finale, che praticamente lui blocca il nemico se gli è vicino, diciamo, e poi gli potete sparare la special e il nemico se la becca tutti in faccia senza... Sì, ed è molto utile perché così vi permette di non, se avete la fortuna, di non sprecare una special, che è importante per certi tratti su sto gioco, quindi specialmente. Sì, l'hai trovato appunto, l'hai trovato forse una settimana prima, 2 settimane prima, adesso non mi ricordo benissimo. Assolutamente, ma come anch'io, io all'inizio non riuscivo a trovare, per dire, Goku Sparking rosso, Piccolo verde, poi chi era altro? Ah, Vegeta Scouter viola, e quindi mi sono dovuto fare un team da Goku Extreme Blue, come vi abbiamo detto prima. Poi mi sono fatto Freezer Extreme, non ve l'abbiamo detto, ma è inutile dirvi che Freezer è forte anche Extreme, quello è la prima trasformazione, viola. E poi mi sono fatto, mi pare, un Vegeta Extreme verde anche. Uno verde e uno giallo. Quindi, è buona come cosa. No, vabbè, cosa dico? Comunque... Vegeta Scouter giallo è venuto dopo, no, era Krillin rosso, scusatemi, Extreme. Comunque, sì, vabbè, comunque, appunto, mi sono fatto quel team lì perché, non ho fortuna, cosa faccio? La fortuna arriverà dopo, devo comunque farmi un team bello fortino per andare, magari sei in PvP, a farmarmi, in offline, giustamente, ecco, le cose. Gli eventi sono belli forti, tosti e ti... Non dico costringono, però se ti trovi quello al 1500, il tuo è al 1000, è ovvio che lo devi potenziare per vincere. Come fai? Come fai? Certamente. Comunque, di Ki Blast poi questo Freezer appunto Extreme costa 30,
Il Blast Impact, che è buono, che è buono. Poi la Supernova 50, cosa ve lo dico a fare? Supernova. Lo ammazzate l'avversario, praticamente. Ecco. Ecco, bravissimo. Poi c'è la Telekinesis. Cos'è la Telekinesis? La telecinesi di Freezer che blocca l'avversario. Son cavoli amari perché è bloccato. Se lo prendete bene. Esatto. Sì. Esatto, infatti qua semplicemente dice immobilizes enemy, immobilizza gli nemici, immobilizza i nemici, passa. Ok, adesso vi facciamo vedere come guadagnare sto benedetto ticket per l'Ultra Summon lì, per la le free sparking, diciamo. L'Ultra Space Time numero boh. Esatto, le daily le farmeremo in vostra compagnia. Ecco, per farvi vedere come consumare 15 di energia per prendere sto ticket. Che comunque, visto che certi l'hanno chiesto, sto ticket, ma come si prende il ticket? Allora, il ticket lo danno appunto, lo danno quelli, il team Bandai di Dragon Ball Legends, ma non lo danno sempre, ok? Non lo danno sempre. Ecco. Esatto. Sì, dovete giocare per 15 volte per avere appunto il ticket. Sì, con C19 con l'evento, sì, l'evento, diciamo, sprecando i 70 del, non so se erano gli equipaggiamenti, ti davano appunto il ticket di C19. Ecco. Che non l'abbiamo fatto, ok? L'abbiamo già fatto, ovviamente. Sì. Sì, praticamente il mio collega prende l'ultimo ticket, ma io praticamente non prendo l'ultimo ticket, ma prendo addirittura il nono ticket. Perché questa cosa? Cosa è successo a me? Ve lo spiego, è successo, ve lo spiego. La Bandai ha fatto un casino. No, raga, ve lo devo dire la verità, è così. Ha fatto un casino, perché ha fatto un casino? Perché dovevano aggiungere, se ci ricordiamo, la batch nuova, quella dove c'è Trunks bambino Super Saiyan, Goten bambino Super Saiyan, C16 e piccolo, giusto? Ok. Abbiamo pensato, di solito sai, la manutenzione presso poco potrebbe durare, ma sì, dalla notte fino o a mezzogiorno o addirittura fino alle 3, questo è il massimo alla fine, il standard. Però purtroppo hanno avuto dei problemi anche con l'App Store, in questo caso per magari l'iPhone, per appunto il Google Play, cioè il Play Store, scusatemi, il Play Store. E quindi cosa è successo? Hanno allungato la manutenzione praticamente, che è durata un casino, è durata praticamente fino alle... Un giorno è durata, 24 ore è durata. E cosa è successo? Mi ritrovavo sveglio, proprio a pelo, alle 7 di mattina mi sono ritrovato sveglio e praticamente ho preso il ticket prima, l'ho preso prima, prima che finisse appunto il bonus login, ok? Esatto, ho effettuato il login il giorno prima e quindi è per quello che mi sono trovato così. Poi vabbè... ne ho presi nei giorni successivi, mi sono ritrovato ad averne 7, ieri poi ho preso l'ottavo e oggi prendo il nono. E invece mio collega è entrato dopo, perché le persone normali anche dormono, voglio dire, non è che puoi stare lì a farti il bonus login del giorno prima,
Eh sì. Mamma mia. Eh sì, l'Ultra Space Time, non mi ricordo quale numero, però vabbè, numero non lo so, però andate su Mission, ovviamente noi dobbiamo ancora farmare le daily perché siamo delle brutte persone, no vabbè, le farmeremo in vostra compagnia, tra l'altro completando tutte e sei, sì. 15 di energia per prendere. Sì. Eccolo qua. Io lo sto facendo vedere nel frattempo la descrizione del dettaglio, il ticket, ovvero cosa serve. Dovete usare in un giorno praticamente 15 di energia, di stamina, come la volete chiamare. Dovete fare. Dovete giocare 15 volte, detto papale papale, proprio per essere onesti. Poi, signori, è uscito l'evento, anzi il revamp dell'evento di C19, che sprecando 50 stamina e prendendo, mi pare, 30 equipaggiamenti, dava altri due ulteriori ticket. Quindi il revamp. Danno altri due ulteriori ticket. Per questo che noi abbiamo fatto il video oggi. Se abbiamo già fatto, abbiamo già farmato, ma è giusto per farvelo presente, che oggi prenderemo, ricordiamolo, l'ultimo ticket e faremo vedere anche le pool giornaliere. Sì. Sì, io mi sento. Mamma mia, mamma mia. Che brutto, guardatelo, che brutta persona, lui li ha già farmati tutti. No, a parte gli scherzi. È così. Sì, la nuova bacio. Sì, o a Luna. Sì, ecco, sì. Sì, infatti. Sì. Praticamente è durata un giorno, detta papà. Sì, hai effettuato il login del giorno prima, poi il login del giorno stesso praticamente. Ok. Non è che noi facciamo la bella vita come fa lei, signor King, mi scusi. Cioè, voglio dire. No, non è che noi facciamo la bella vita come fa lei. Scusi, eh. No, vabbè, a parte quello. Sì, infatti. Sì, infatti. Sì. Ah. Sì. Infatti, infatti. Sì, comunque, signori, noi mettiamolo già di presa appunto che adesso vi faremo vedere le 10 tacche che vanno via come il pane e anche il. E anche il refillino, direi, perché
giusto per far vedere. E direi che la Sparking sarà proprio la ciliegina che chiuderà il... Si spera il video. Si spera, perché speriamo di non pullare roba brutta. Sì. Sì, sì, sì. Facciamo le scontate, il ticket del Master Pack e per ultima, appunto, la nostra Sparking garantita. Che spero. Io andrei subito a fare il KO Cyberman, che è quello più facile, e se riusciamo anche il Land Racing Rush come missione, proprio easy, 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 veloce, semplice ed efficace, cosa dici? E le nostre orb giornaliere anche, tra l'altro. Sì, 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 sì. Io userò però un team diverso, perché voglio riuscire anche a fare Racing Rush in un colpo, quindi mi prendo il mio fidato team delle Pan. Bravo, battelo green, come fanno i giapponesi. Sì. Io ho preso il primo che mi danno. Ma io uso quello delle Pan perché, come ti ho detto, voglio fare la sfida anche, completare quella del Racing Rush, se ce la faccio. Quindi non sarebbe da sottovalutare comunque. Ma no, ma porto il team delle Pane che sono tutte a 600, cioè che sfida è se no. Che brutta persona. Che brutta persona. Provi, provi, provi. Io intanto come un babbo. Sì. Io come un babbo sono uscito dalla... Vabbè, dai, allora uso anche io il team che ho fatto vedere prima, dai, come extreme, dai, a sto punto. Siamo pronti? Allora, dai, andiamo con questo nostro start battle brutto, sporco e cattivo, e confermiamo con il nostro yes caratteristico, mamma mia. Io provo il team dei due gemelli con Zarbon, per farvi vedere anche, se ce la facciamo, la vera abilità di C18, che è veramente una bestia che non ha senso di esistere, ricordiamolo, perché è veramente grossa. E in più vi facciamo vedere anche C18, C17 e Zarbo, il nostro amico Zerbino, mamma mia. Eh beh, mamma mia, eh sì, partiamo subito con C17 che spacca letteralmente il povero Cyberman. Facciamo anche vedere un po'. Veramente. Beh, vabbè, diciamo che i Cyberman sono personaggi di allenamento. Guardate C18, io C18 adesso, vedete che gli si illumina, dato che mi chiamo maledetto Cyberman. Vedete qua che C18 gli si illumina? Voi la cliccate, la Sweet Manos mi fa contare un tempo di minuti da 50 a 100, il contatore del Kicho, ragazzi, non è male. Sì, sì. Ah, tra l'altro anche la carta verde ora, guardate. Clicco la carta verde e pum, magicamente. Signori, personaggio veramente da avere e da massimo. Anche di giallo, delle coste. E porto Goten verde 600, 431, 236, Vegeta 431. Va bene, va bene, va bene. Esatto, non può mancare. Via. Vabbè. Allora io parto con Vegeta e lei parte con 18, 7 e Zarbon, via.
pieno. Attenzione, lo scontro. Tanto steps. Doppio scontro. Vinco. Ci allontaniamo e guardate il Big Bang quanto toglie, ragazzi. Lo so che è un cyber, comunque, però quanto toglie, eh. Mamma mia, io ho usato la carta verde, mamma mia. Sto buscando. Tanto c'è, io ho vinto solo con Vegeta, per farvi capire un attimo bene tutte. Thank you.